Cari amici di Fano TV, buonasera e bentrovati. Altro appuntamento con Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista. E questa, cari amici, ahimè, è l'ultima puntata di questa prima serie. Allora, buonasera Daniele Muflone. Buonasera a tutti. E questa sera in studio c'è anche Stefano. Buonasera a tutti. Allora, tutti insieme, appassionatamente, per questa ultima puntata. Siamo arrivati alla fine di questa pedalata, di questa corsa infinita. È stata una lunga pedalata con questi, diciamo, interruzioni da parte del Covid, però alla fine siamo riusciti a portare a termine questa serie. È stata molto dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ma ci siamo anche tanto divertiti, quindi questa sera direttamente dalla casa del ciclista, tutti e due siete approdati qua nei nostri studi, perché questa sera, insomma, abbiamo novità. Per esempio, le bici usate, perché hanno la loro importanza. Qualcuno che pensa, voglio acquistare una bici, però magari voglio risparmiare qualcosa, perché comunque si risparmia, c'è anche un lato economico da vedere, dobbiamo sceglierla correttamente. Quindi andiamo a vedere subito il buon usato. Sì, e allora lanciamo il primo contributo. Anche oggi con piacere siamo tornati alla casa del ciclista. Ciao Daniele. Ciao. Allora, oggi io voglio sapere tutto quanto è necessario sapere, ovviamente, per acquistare una bici usata, per avere un buon usato, per tornare a casa soddisfatti con una bicicletta comunque garantita e che ci dia soddisfazione. Perfetto, quindi oggi ti andrò a dare proprio quelle chicche, quei consigli giusti per andare ad acquistare una bicicletta usata sia da un negoziante che anche da un privato. Certo. Innanzitutto bisogna andare a vedere lo stato della bicicletta, ma la prima cosa da fare è capire se conosciamo chi è che usava la bicicletta, perché se già conosciamo di chi era la bicicletta, già sappiamo in che condizioni è. Poi bisogna capire di che anno è la bicicletta, perché ad oggi purtroppo alcune case produttrici dopo i 5 anni non producono più componenti sostitutivi. Quindi ti parlo di ruote, come ti parlo di trasmissioni o altro. Ci sono delle cose, degli accessori e componenti compatibili, però non saranno mai gli originali. Quindi già una bicicletta superiore ai 5 anni è una bicicletta da valutare se acquistarla oppure no. Poi bisogna andare a vedere il telaio. Si inizia dal telaio e anche dalla misura della bicicletta. Non è vero che la bicicletta va data su misura, perché ci sono alcune persone che possono essere alte uguali ma possono avere degli arti diversi, quindi c'è la persona che è alta uguale ma può avere il cavallo più alto di 6-7 cm rispetto alla persona che aveva la bicicletta, e allo stesso tempo può avere il tronco o addirittura le braccia più lunghe, certo, rispetto alla persona che aveva. Quindi già da una taglia M a una taglia L c'è differenza. Una volta individuata la misura, andiamo a vedere l'usura del telaio. Si inizia, la prima cosa da fare è bisogna alzare la bicicletta e andare a vedere sotto se innanzitutto la bicicletta ha le protezioni, perché bisogna anche andare a vedere sotto se hanno avuto delle botte, perché sotto è dove proprio i sassi ci giocano, ecco, quindi quando si va giù le botte più pazzesche che può prendere un telaio è sulla parte obliqua del telaio. Quindi la prima cosa da fare è mettersi a testa in giù, insomma, e guardare. Sì, e guardare il sotto. Poi bisogna anche andare a vedere, in questo caso abbiamo scelto una biammortizzata, che è una delle biciclette più complete che si può trovare sul mercato, quindi già se abbiamo delle biciclette con meno componenti è molto più facile andare a scegliere. Bisogna poi andare a vedere che cosa? L'usura della trasmissione. Anche qui bisogna andare a vedere l'usura della trasmissione e andare a vedere anche i denti della trasmissione, se hanno preso delle botte, se non hanno fatto effetto uncino, perché acquistare una bicicletta usata e poi andare a sostituire la trasmissione significa andare a spendere altri soldi in più. Quindi a quel punto conviene acquistarne una nuova? Bisogna un po' valutare bene, per quello che ho detto, bisogna sapere di chi è la bicicletta. Detto questo, una volta vista la trasmissione, anche la funzionalità del manettino, quindi anche del cambio, per vedere se fili e guaine sono stati fatti correttamente, perché la bicicletta, ricordiamo che è un mezzo di trasporto, quindi è come una macchina, ogni anno sarebbe bene fargli un bel tagliando. Ok. Poi abbiamo i freni in questo caso sono idraulici, e anche qui l'importanza del freno
non è da sottovalutare. Anche qui bisogna fare lo spurgo a quante ora, sostituire le pastiglie a quante ora, vedere lo spessore del disco, perché anche lo spessore del disco va a comportare la frenata, perché anche il disco ha delle misure da rispettare. Quindi anche se il disco lo andiamo a sostituire, già due dischi spendiamo 50 euro nel minimo dei casi. Poi andiamo sui dati più dolenti, che sono le sospensioni. Aia. Le sospensioni da fuori possono sembrare tenute bene, possono sembrare belle, funzionanti, ma poi se andiamo a vederle, o comunque sia, se le andiamo a far sentire ad un esperto, può trovare comunque sia delle irregolarità, come quando non è stata fatta manutenzione, e quindi se è stata fatta manutenzione da chi? Da un centro specializzato, da un centro non specializzato, dal famoso cugino, l'amico, perché comunque sia meccanici non ci si nasce, ma ci si diventa con tanta esperienza. Assolutamente sì. Capito? E anche qui abbiamo poi le sospensioni. Ci è capitato spesso e volentieri di persone che hanno acquistato biciclette usate, sono venute poi in negozio a confrontarci, abbiamo notato che c'erano le sospensioni che non erano diciamo state revisionate quanto era ora, e poi si sono accorte della sorpresa che c'è stata dopo, perché devono spendere ulteriori soldi per avere la bicicletta funzionante, che lì per lì sembra funzionante, ma poi non lo è. Stesso discorso per il telescopico, perché anche il telescopico, essendo un componente idraulico, quindi meccanico, ha bisogno anche lui di manutenzione. È logico anche le gomme, come i freni, quindi la bicicletta bisogna, come ho detto, proprio metterla con la lente di ingrandimento, star lì e già andare a vedere punto dopo punto, ma soprattutto anche nelle saldature. Certo. Perché spesso e volentieri le biciclette anche usate le cerchiamo online, in internet, e noi da bravi italiani, quando uno vende una cosa su internet, giustamente già uno dice c'è la fregatura, perché la vende o altro, ma delle volte capita che una persona, come ho detto prima, può aver sbagliato la taglia. Certo. O può aver sbagliato disciplina di bicicletta, perché uno che va gli piace pedalare, non può fare una bicicletta ammortizzata da enduro, quindi la rivende, e bisogna vedere tutte queste caratteristiche. Noi ad oggi sull'usato cosa consigliamo? Consigliamo innanzitutto di acquistarla presso i negozi. Questo perché il negoziante, una volta che vende una bicicletta usata, con lo scontrino che si devono far rilasciare, il cliente finale ha diritto per legge un anno di garanzia. Ok. Questa è una cosa fondamentale. Infatti noi ritiriamo solo biciclette usate che sappiamo la storicità della bici, sappiamo di chi è. Perché poi quando io vendo, nell'ipotesi acquisti tu da me una bicicletta usata e non va, tu non vai dal cliente che mi ha venduto la bici, ma vieni da me. Chiaramente. Ok? Quindi per evitare questi problemi, noi abbiamo creato nell'arco degli anni un gestionale dove riportiamo in questo database tutte le manutenzioni delle biciclette dei nostri clienti. Quindi quando vendiamo una bicicletta usata, riusciamo a vedere tutta la storicità, tutti i lavori fatti nell'arco degli anni, e quindi il cliente che acquista la bicicletta innanzitutto sa di chi è, che la manutenzione è stata fatta regolarmente presso i nostri punti vendita, ha un anno di garanzia, perché noi comunque sia, sapendo e conoscendo la bicicletta, gli garantiamo, come ho detto prima, un anno di garanzia per legge, e in più il cliente ha una bicicletta sistemata. Quindi, venendo nel tuo punto vendita, abbiamo questa cosa in più, che è sicuramente utile. Sì. Diversamente, chi vuole fare un acquisto online, bisogna avere però i dovuti accorgimenti, che sono quelli che ci hai dispensato. Questo però è... quello che hai detto bene, sì, venendo da noi avete questa cosa in più, però è una cosa che in teoria dovrebbero avere anche tutti gli altri punti vendita. Perché questo? Perché avere la storicità della bicicletta, del cliente, delle manutenzioni, aiuta innanzitutto a avere sotto controllo la bicicletta, quindi le manutenzioni fatte, ma soprattutto aiuta chi deve acquistare una bicicletta usata
di vedere proprio chiaro la manutenzione che è stata fatta. Allora io direi di prendere una bici usata e di andarci a fare un giro anche oggi. Andiamo. Mamma mia, quante cose ci sono da sapere però, eh? Sono tante, perché se uno non sa queste cose può acquistare una bicicletta, ma può anche trovare la cosiddetta, tra virgolette, fregatura che gli hanno venduto. E invece bisogna andare preparati. Io sono molto preparata riguardo, perché poi sai che tutti quanti usiamo i social, quindi io ti seguo sempre, tu sai che vado a vedere foto, cose, ma mi è saltata all'occhio una cosa. Se dico Hit & Bike, tu che cosa mi rispondi? La novità del 2021 che abbiamo creato, oltre a miscela sportiva, oltre a muflone abbigliamento, oltre la bici, ciclofficina da garage, abbiamo anche realizzato la nostra bicicletta. Nel particolare abbiamo preso una bici e personalizziamo al 100%, quindi customizziamo al 100% la grafica del cliente. Cose che ad oggi ci sono aziende che fanno, però se uno prende la sua bici e la disegna come vuole, in automatico gli decade la garanzia, quindi non consigliamo di farlo. Nel nostro caso la bici si customizza come uno vuole e dal momento dell'acquisto ha la garanzia dei 2 anni per legge. Bene, quindi adesso ce ne andiamo insieme a Stefano nella ciclofficina da garage e andiamo a vedere come impostare una bici su misura. Troviamo alla ciclofficina da garage per scoprire tutti i segreti del professionista, un altro pilastro di casa Muflone, ovvero Stefano, ben trovato. Allora, oggi andiamo a vedere come deve essere impostata una bicicletta, perché in caso di impostazione sbagliata ci sono delle ripercussioni importanti anche per il nostro fisico, giusto Stefano? Esatto, saper consigliare la bicicletta giusta è un nostro punto di forza. Innanzitutto inizio con dire che non bisogna assolutamente vendere la bicicletta come una volta che prendevano semplicemente altezza del cavallo e altezza della persona. Ma noi ci siamo affidati a un software che abbiamo acquistato, dove vengono inserite diverse misure molto più importanti, tra cui la lunghezza del braccio, la larghezza delle spalle, la larghezza del femorale, lunghezza del tronco e tantissime altre misure, così da poter impostare una bicicletta veramente su misura e da far trovare tanto beneficio a chi la pedala. Esempio nostro di Daniele, che viene paragonato a 2 bici tra Torpado e Orbea, c'è una variante di taglia. Su Torpado avremo una taglia M e su Orbea avremo una taglia L. Questo perché? Perché i telai hanno delle geometrie praticamente diverse. Quindi la misurazione e poi il consiglio giusto da dare ai nostri clienti è una cosa veramente importante. Dopo aver inserito le misure al computer, andremo a stampare il foglio, eccolo qua, e andremo ad impostare la bicicletta per il biker. Cosa molto importante, si inizia sempre dall'altezza sella, e l'altezza sella non è che si calcola a occhio in base al tubolo obliquo della bici, ma c'è proprio un dato, adesso ve lo riferisco. Se non avete conoscenze, basta prendere con un calibro e controllare che la sella sia larga 72 mm. Fatto questo, andremo a controllare innanzitutto l'arretramento sella. Questa misura è davvero importante. Perché? Perché tra l'altezza e l'arretramento sella calcolati alla perfezione fa sì che il nostro biker scarica al massimo i watt di potenza nella forza dei pedali. Non è da sottovalutare. Ovviamente questa misura ha anche delle varianti. Ritornando al discorso di prima dei telai, bisogna un attimino vedere di che bici si tratta, un All Mountain, un XC, un Enduro, e da lì ci si ragiona ovviamente tantissimo per permettere al nostro biker la giusta potenza. Fatte anche queste misure, andremo a controllare la lunghezza della pipa, cioè questa misura da arretramento sella al centro del manubrio, in modo che il biker sia comfort, ma soprattutto gestisca bene la distribuzione dei pesi tra mano e sedere, diciamo, altrimenti una bicicletta molto lunga dà problemi alla schiena, una bicicletta molto corta dà problemi alle spalle. Queste sono già alcune indicazioni che posso darvi tranquillamente. Sembra
tutto qua? Ma assolutamente no, perché mettiamo via il foglio, andremo innanzitutto ad impostare la nostra bicicletta. Io la chiamo la legge della mountain bike e dice che tre dita la bici va guidata, un dito frena e il pollice usa il cambio. Questo perché se vado a frenare con entrambe le dita vado a lasciare la presa del manubrio e basta anche semplicemente una smandata che mi posso ritrovare a terra. Quindi un'impostazione completa della bici e anche settare bene le leve del manubrio, la posizione del cambio, ma anche e soprattutto quando una volta che sono seduto la leva del freno sia in linea esatta con il mio braccio e mai quelle leve troppo alte o troppo basse, perché c'è il rischio che con una buca o con una distrazione mi posso rompere un polso. Impostata la bici in questa maniera, andiamo a fare anche il setting. E che cos'è? Facciamo la pressione delle sospensioni anteriori e anche posteriori, se ce l'abbiamo, per far sì che il nostro biker si diverta. Innanzitutto non la faremo a caso, metteremo seduto la persona sulla bicicletta, la faremo mettere un attimino in piedi ed impostare, io la chiamo la posizione da tigre, in modo che lui simuli una discesa, e andremo a controllare l'abbassamento della sospensione in base al peso e anche stile di guida. Qui alcuni dati ve li do tranquillamente: il sag da eseguire per una bicicletta da XC è un 10-15%. Che cos'è questa variante? La variante è anche la nostra esperienza. Se abbiamo tanta esperienza e ci serve vogliamo una forcella un po' reattiva, andremo a diminuire il sag. Quindi faremo, ripeto, un 10-15% di sag sulla bici da XC, un 15-18% sul mountain enduro, qualcuno azzarda anche un 20 che è consigliato, dipende poi come avremo anche l'escursione della forcella, e un 20-25% sulle bici da discesa. Settato tutto, siamo già pronti per uscire e divertirci, e dopo lì in collaborazione con il nostro biker ci sentiamo il lunedì e andremo a fare tutte quelle micro regolazioni per migliorare la sua performance. Un altro dato importante è vedere che ammortizzatore ad esempio montano le bici biammortizzate o addirittura le biciclette elettriche. Iniziamo subito dal dire che questo è un ammortizzatore top di gamma con un bloccaggio totale, quindi quando andrò a posizionare l'altezza sella dal centro della guarnitura ai famosi 72 mm che dicevo prima, chiudendo l'ammortizzatore non scende per niente. Invece altri ammortizzatori che con un passettino più indietro, chiamiamoli così, magari ci ruba un po' l'altezza, quindi lì è consigliato farlo leggermente più alta di 4-5 mm. Un altro dato importante da considerare: se abbiamo un ammortizzatore non proprio con una chiusura totale ma che leggermente ci schiaccia, fa sì che anche l'inclinazione della sella va in variante, diciamo. Quindi cosa succede? Non avremo più una bicicletta, un posizionamento sella preciso, ma soprattutto avremo una sella con la punta alta, e in quel caso andremo a correggere l'avanzamento della sella e abbasseremo leggermente la punta. Queste sono le nostre considerazioni, e abbiamo notato che soprattutto i nostri clienti sono veramente soddisfatti. Beh, in questo caso io mi rivolgo direttamente a Stefano, perché sei tu il padrone di casa, ecco, nell'angolo della ciclofficina da garage. Questo programma che abbiamo appena visto, quindi lo dovrebbero avere tutti i negozianti. Sì, esattamente, anzi questo software tutti lo dovrebbero avere, perché è una cosa molto ma molto importante, vendere la bici su misura. Non possiamo vendere a caso come succedeva tanti anni fa, altezza, due misure e così. Oggi come oggi la bici è un po' come l'abbigliamento, deve calzare a pennello, ci devi stare comodo. Bene, 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 quindi una cosa fondamentale. E a proposito di cose fondamentali, come di consueto noi abbiamo ospitato, presentato e conosciuto vari gruppi ciclistici. Questa sera però presento un team
perché poi Daniele mi spiegherai la differenza fra team e gruppo ciclistico, guarda caso i mufloni. I mufloni, esatto. E abbiamo qui il presidente in carne e ossa, ecco, in carne dietro lo schermo, sì, ecco, meno in carne qua fisicamente, perché a forza di pedalare poi sì, questi sono i risultati. Allora, parliamo del tuo team, che differenza c'è? Allora, la differenza tra un gruppo che abbiamo visto nelle puntate passate e un team che è un gruppo... alla mattina, la domenica mattina, un punto di ritrovo dove si ritrovano tutti insieme e vanno a fare la passeggiata. Intanto noi vediamo le immagini. Il team in automatico è un gruppo che si deve allenare per andare a fare delle competizioni, quindi non hanno proprio un punto di ritrovo, ma hanno esattamente i contatti e si allenano. Abbiamo diversi gruppi, come abbiamo il gruppo da strada che vediamo, e noi col gruppo da strada partecipiamo al Marche Marathon, che è un circuito qua nella nostra regione, e dove poi c'è anche la gara famosissima, la Straducale di Urbino. In più facciamo anche gare importanti come la Nove Colli, e sono gare dove partecipano veramente milioni e milioni di persone, perché sono gare veramente strutturate in una certa maniera. E ci si allena in due, in tre, l'importante è ci sono dei programmi. La differenza è questa, che non essendoci un punto di ritrovo, come succede spesso, come abbiamo visto con i briganti, si parte da Fossombrune, come l'ultima volta da Lucrezia, qui ci si incontra per strada, ci vediamo il giorno X lì e facciamo il nostro allenamento. Qui alla fine siamo stati anche al Furlo, perché ci mancava anche una meta come il Furlo da far vedere. Sì. E al Furlo, anche qua, perché bisogna poi scegliere su strada le strade quelle asfaltate, perché sappiamo come sono ad oggi le nostre strade, sono veramente disastrate. E qui, come si può ben vedere, i nostri piloti l'abbigliamento muflone ce l'hanno. Assolutamente, perché i Mufloni Racing Team sarebbe proprio il team dell'abbigliamento muflone. Qua abbiamo anche la nuovissima maglia termica a manica lunga, sì, che ti mantiene molto molto caldo nelle giornate più più uggiose, o comunque sia quelle più rigide. E qui abbiamo la galleria del Furlo, e poi da qui si passa al cross country. Che bello. Abbiamo il cross country. Il cross country è anche qui il team che partecipa a diversi circuiti, come il Caveia Cup, dove quest'anno Michele Ghiselli è salito al secondo podio del circuito di categoria. E poi anche qui, oltre alle gare di cross country, ci sono anche gare di gran fondo e le gare di marathon. La differenza è che la gara di cross country è un circuito che si fa di 5-6 km ripetuto 2-3 volte, dipende, intorno ai 20 km. Poi c'è la gara di gran fondo, che è un anello sui 40 km, e poi c'è la marathon. La marathon sono quelle gare molto più lunghe, sugli 80-90 km, con diversi metri di dislivello. Senti Daniele, ma al di là delle strade asfaltate che percorrete, poi ci sono anche dei percorsi un pochino più impervi, sì, e il rischio caduta, insomma, ci può essere. Sì, quello dopo, le cadute ogni tanto ci stanno, perché tanto anche il terreno, come in queste riprese, diciamo, aveva piovuto, infatti c'è un po' di terriccio, un po' di fango. E si vede qua, sì, proprio dalla ruota. Sì, e già, quindi. Poi, allora, sulle gran fondo, le gare, noi siamo presenti a tutte le regioni, al Six Series, che sono dei circuiti che sono qua nel centro Italia, all'Umbria Tuscany MTB, e in più c'è anche il Centro Italia Bike Tour, dove siamo protagonisti come organizzatori della gara insieme ai Brombo di Canavaccio, sì, che li voglio salutare e ringraziare per tutte le annate che abbiamo fatto, tutte le gare, che ormai anche quella, la Brombo Bike si chiama, è una gara storica del Centro Italia, che è arrivata penso alla 15ª se non 16ª edizione, quindi da veramente da diversi anni. Mentre le marathon, le gare molto più lunghe, ci hanno visto protagonisti all'Alta Valtellina Bike Marathon, alla Iro delle Dolomiti del Sud Tirolo, e in più abbiamo un atleta, Ato, che è di Cortina d'Ampezzo, perché noi abbiamo tesserati in tutta Italia, che è andato a fare la Iro a Dubai. Bene, capito? Bene, ha fatto, quindi... la Iro anche a Dubai, capito? Poi abbiamo anche vinto diverse medaglie, diversi trofei, abbiamo fatto la Transalp, una gara da Germania al Lago di Garda, TAP, quindi alla fine... ci si diverte, l'importante è divertirsi. Poi se il podio c'è,
tanto meglio, quindi. Però devo dire che hai un team di atleti preparati, sì, ecco, sì, sì, per partecipare a tutte queste. E poi qui gare. Andiamo sulle, diciamo, sul gravity, su sulla mountain bike un po' più estrema, sì. Come si può ben vedere dalle prime gocce di prima si vedono qualche fiocco di neve, quindi con le ginocchiere, perché il pericolo caduta c'è, ma non si vede, anzi no, c'è ma si vede, perché c'è. Viene tutto ripreso da una telecamera. Chi la gestisce questa telecamera? Quella è sempre sul mio casco, lo andremo a vedere dopo che cosa può succedere, quindi alla fine. Beh, devo dire che comunque ci sono questi sentieri, sì, che cambiano anche le bici, infatti le bici, sì. Come si può ben vedere, chi è che l'ha riconosciuta, chi ha seguito sempre il programma può avere visto la differenza tra una bici da enduro, una bici da all mountain, da marathon, da cross country, e qui poi il gravity, proprio dal nome stesso, è una disciplina che si fa solamente al d'ingiù, quindi si notano molto bene qua anche le sospensioni, sì, no, di questa sì, bici. Sì, 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 e qui noi col team abbiamo affrontato diverse gare regionali come il Gravity Race, abbiamo vinto diverse volte il titolo di campione regionale di downhill e anche di enduro, perché sempre appartiene sempre alla disciplina del gravity. In più abbiamo partecipato anche ai circuiti nazionali, che è il Gravitalia. E nel 2016 io, Eros e Giselli abbiamo anche partecipato al mondiale in Val di Sole, sia di downhill che di cross country, quindi anche abbiamo fatto anche un'esperienza diversa dalle gare normali, e grazie anche a Stefano che è venuto su, proprio ha chiuso il negozio, è venuto a fare assistenza in quei giorni, perché la era bicicletta doveva la essere a puntino, e quindi diciamo abbiamo fatto anche un'esperienza di livello internazionale così. E voglio anche ricordare che, come si vede dal logo del Muflone, eccolo, il Mufloni Racing Team, sono anche gli organizzatori di uno degli eventi più grossi della provincia, se non del centro Italia, che è il Cesane Day, che è la raccolta fondi per Walter Belli, con cui abbiamo iniziato la puntata e la serie di Oltre la Bici. Che bello! Capito? Tra l'altro tu, Daniele, sei anche il consigliere provinciale della federazione ciclistica nel settore delle mountain bike. Sì, anche lì è già la secondo quadriennio che sono stato votato e nominato, perché dove c'è mountain bike, diciamo, mi piace essere consigliare, e quindi alla fine con tutte le attività che facciamo mi hanno nominato per il secondo anno olimpionico, quindi dai, abbiamo anche questa soddisfazione qui da portare avanti. Senti, ma io ho continuato a dire caduta. Perché? C'è un motivo. Perché anche in queste riprese c'è stata la caduta. Ecco, la vediamo, perché è stata ripresa. Vedi, ecco. Con la neve, qui che cosa è successo? Parlavo con il mio amico Eros dietro, e quindi alla fine mi sono distratto. E sei caduto, sì, la caduta del Muflone. Sì, infatti c'è Eros che mi ha detto: hai fatto il riccio, che mi sono proprio andato a infrascare in mezzo alle ginestre là. E beh, andavi però anche ad una certa velocità, da quello okay, che le sì, immagini. Sì, dai, però insomma. Sì, che avevo, mi faceva Eros, vedi, si sta trattenendo dalla risata, perché giustamente però non ce la fa. Però c'è anche uno stile, no, per cadere, quindi sì, se uno sì. È preparato, dovrebbe cadere anche in maniera tale da non farsi troppo male. Sì, sì, bisogna capire il limite, poi quando uno capisce il limite, appena vede che cade, un consiglio che do: lasciate la bicicletta. Caduta a riccio si chiama questa. Sì. Questo termine tecnico. Sì, sì, no, lasciate la bicicletta, perché delle volte ci si fa male proprio perché uno non lascia la bici, quindi pensa di riprenderla, ma la bici quando parte ormai bisogna mollarla, che poi dopo c'è Stefano, Stefano che ci mette mano. Allora, salutiamo tutto il gruppo dei Mufloni, perché comunque sì. Ci hanno tenuto compagnia e ci hanno seguito, insomma, fino adesso, e lo faranno anche dopo, anche perché se questa è l'ultima puntata della prima serie, i nostri amici potranno seguirvi ancora su YouTube. Su YouTube il canale Oltre la Bici. Esattamente. E se volete, sapete dove trovarci, a Ghilardino. Oh, diciamolo ancora una volta. Ci troviamo a Ghilardino, esattamente a 1,5 km all'uscita di Fossombrone Est, direzione Sant'Ippolito, oppure all'uscita di Sant'Ippolito Pian di Rosa, 1,5 km direzione Fossombrone. Noi siamo lì nel mezzo a Ghilardino, ci passate, ci vedete, perché c'è la mia
faccia, noi di qua, la mia faccia che vi aspetta lì lungo la strada. Bene, noi siamo in attesa dei preparativi, delle idee per la prossima edizione. Voglio ringraziare Stefano, finalmente sei venuto anche tu, quindi ti aspettiamo anche per la prossima. Ho lasciato un po' il lavoro, mi sono dedicato anche io. A un po' di relax insieme a noi. Grazie Daniele per la tua simpatia, la tua energia e per tutti i consigli veramente che ci avete dispensato, per tutte le chicche che ci avete donato, ma ce ne sono altre, quindi insomma vi aspettiamo. Non è un addio, è un arrivederci. Ma neanche, è un ci vediamo in bicicletta. Oh sì, questo ci piace. Grazie ragazzi, grazie naturalmente agli amici a casa, grazie a Riccardo Sora in regia, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.